Sì? Pronto? Ah, sei tu, Sibilla. E che mi hai detto? Chi sei? Che vuoi? Ma come chi sono? Sono io. Pure io, sono io. Ma tu chi sei? È possibile che tu non riconosca mai la mia voce. Sono io, sono il signore. Il signore? Scherza coi fanti, lascia stare i santi. S'arrirano. Ma Sibilla, sono io. Sono Tassinetti, il commendatore. Ma come te lo devo dire? Oh, commendatore, scusate. Non ho riconosciuta la voce del padrone. Credevo fosse quel giovanotto audace che mi importuna sovente e che non vuol credere al voto di castità che ho fatto per il terremoto di Avezzano. Beh, voilà. La signora in casa? E il giardino? Vai a chiamarla, via. Sì, signor commendatore. Pronto sei tu, Lucia? Ah, i Marassino. Ma certo, faccio preparare subito la camera degli ospiti. Ecco, bravo, mi raccomando che si trovino bene come a casa loro, perché ho bisogno che Marassino si senta obbligato verso di me, hai capito? Beh, ci vediamo a mezzogiorno, eh? Ciao, cara, un bacetto, ciao, sì. Buongiorno, cara. Ti aspettavo per la colazione. Beh, sai. Dove sei stato? Dove vuoi che sia stato? Cosa fare? Ma che cos'hai? Niente, i Marassino sono scesi? No. Dormono ancora, commentatore. Speriamo che riesca a farmi finanziare. Ah, senti, il tuo oroscopo sì. Di questa settimana dice buone prospettive in affari e delusioni in amore. Quando lo vuoi capire che questi oroscopi sono veramente indisponenti? Scusa, ma a parte l'affare degli affari che è una cosa facile di indovinare, dico, ma per quanto riguarda l'infedeltà, allora dovresti tradirmi tu. Mm-hmm. Ma fortuna che non ci credo io. Male, male, commentatore, male. L'oroscopo, quando si tratta di queste, non sbaglia mai, purtroppo. Ma dico, vuoi intendere qualche cosa tu? Tanto tempo fa, prima della promessa di castità, l'oroscopo mi disse, Sibilla, tu vincerai al lotto e Arcangelo ti pianterà. Ma sai che cosa successe? Eh? Arcangelo mi ha piantato e la vincita al lotto è stata sua, quel figlio del demonio. Senti, questa sarà bene che la mandiamo via. Ma perché? Perché a me questo tono profetico non mi piace, sai? Non saresti forse gelosa di me? No, semmai. Oh, grazie. No, dico mai perché so quanto mi sei fedele. Sta attento, però. Senti cosa dice il mio oroscopo. Dai. Incontrerete l'uomo dei vostri desideri. Se permetti, sono io. Ma perché ti scaldi tanto? Ti scaldo perché... Ecco Marassino. Buongiorno. 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 Signora. La sua gentile Buongiorno. Signora? È la che dorme come un angioletto. Cosa prende per colazione? Niente, signora, grazie, niente. Mi hanno già servito il caffè. Bene. E poi quando devo parlare d'affari... Appunto, certo. Di certi affari, preferisco non mangiare. Semmai dopo. Beh, oddio, questa non è una cattiva idea. Del resto il caffè rende nervosi. Se vogliamo accomodarci nel mio studio... Sì, sarà bene che le nostre trattative bene, si Bene, apposta, si accomodi, come nei processi in fondo. Non ci sono per nessuno, eh? Se mi cercano, che aspettino. E se sentite gridare, non abbiate nessuna preoccupazione. Negli affari si strilla. Va bene. Beh, bene. Vogliamo andare? Grazie. Prego, ti accomodi. Ti accomodi. Ecco, qui siamo soli e non ci disturba nessuno. Grazie. Ora la sigaretta, prego. Dunque, io so che lei versa in cattive acque. Io? Ma niente affatto. Via, perché non vuole essere sincero con me, le cose si sanno. Lei in questi ultimi tempi ha speso molti soldi. Oddio, non le nascondo che il reparto ricerche mi è costato qualcosa. Adesso, se Dio vuole, non se ne parla più. L'ho soppresso. Come? L'ho soppresso. E il celebre professor Maldi? Senta, non mi parli del professor Maldi. Quello sa che cos'è? Uno sciagurato. E le sue ricerche sa quali erano? Le donne. In fondo, il mio imbarazzo attuale dipende proprio da lui. Buongiorno, c'è il commendatore? C'è per chi aspetta, precedete. Entrate. Accomodatevi, Ivi. Dove? Ivi.